Matteo Renzi a suo tempo aveva governato senza vincere le elezioni ed ora si prospetta un suo ritorno per fare maggioranza col Movimento 5 Stelle, ancora senza elezioni. Non è giusto. Matteo Salvini, per esempio, parla di complotto e forse non ha torto perché in Parlamento lui è stato accusato di commistione tra politica e religione ed è stato accusato di blasfemia. Mentre invece Renzi, citando i versi del Vangelo, là dove si dice di dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, ovviamente riferendosi ai migranti, è stato applaudito unanimemente. Pertanto non si capisce perché adesso si vada tutti al Colle, da Mattarella, piuttosto che in Vaticano da Papa Francesco. E allora dove andiamo? Al voto, al voto!